Alta tensione nel governo sul caso Siri dopo che ieri il premier Giuseppe Conte ha di fatto licenziato il senatore leghista annunciando la revoca al prossimo Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini risponde spostando l'attenzione sulla flat tax. Le tasse sono la vera emergenza del paese, dice sfidando il presidente del Consiglio. Luigi Di Maio è sicuro che la Lega non si intesterà una crisi di governo. Farlo cadere su un caso di corruzione sarebbe veramente clamoroso, sottolinea il capo politico dei 5 Stelle. Salvo imprevisti, Silvio Berlusconi sarà dimesso dall'ospedale lunedì dopo quasi una settimana. L'ex presidente del Consiglio è al San Raffaele di Milano da lunedì notte quando è stato ricoverato con forti dolori addominali. Un'occlusione intestinale risolta con un intervento chirurgico. Berlusconi risponde perfettamente alle terapie e con ogni probabilità lunedì potrà tornare a casa. L'ho trovato in forma, dice Antonio Tajani, che oggi gli ha fatto visita. È un leone. Potenziare gli ospedali nei pressi delle aree più inquinate, aiutare le famiglie costrette ad attraversare l'Italia per i viaggi della speranza e aumentare la prevenzione. Queste sono le richieste all'istituzione del Comitato Niobe, che riunisce genitori di figli morti per patologie riconducibili all'inquinamento. Solo a Taranto, dicono in conferenza stampa a Montecitorio, ci sono 40 bambini curati nell'oncologia pediatrica, ma solo 3 i posti letto, così non si può andare avanti. Un viaggio ispirato in gran parte a Santa Madre Teresa di Calcutta. Papa Francesco sarà da domenica a martedì in Bulgaria e nella Macedonia del Nord. Come riporta il SIR, tra le tappe in programma è previsto un incontro per la pace con gli esponenti delle varie confessioni religiose in piazza Sofia. Bergoglio farà anche visita al memoriale di Madre Teresa, un luogo frequentato ogni anno da più di 100.000 pellegrini. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.